I'm just looking for work, sir. Prima europea per Come l'acqua per gli elefanti, dramma ai tempi della Grande Depressione, firmato da Francis Lawrence con l'ex vampiro di Twilight Robert Pattinson nei panni del protagonista. È la storia di uno studente in veterinaria che, morti i genitori, lascia gli studi e si unisce a un circo ambulante dove cura gli animali e si innamora della moglie acrobata del direttore. Inquietante Christopher Waltz nei panni del marito, premiato per Bastardi senza gloria di Tarantino con un Oscar che dice gli ha cambiato la vita. Tutto è cambiato, tutto. Ora posso scegliere tra i film migliori e quelli che più mi interessano. Lui è molto intelligente, ha un vero talento, quindi è bello lavorare con lui ogni giorno nelle prove e sul set per parlare e lavorare sulle scene. Per l'idolo delle ragazzine, Pattinson ha ancora un ruolo romantico da seduttore. Penso che lavorare con Reese e Christoph, riconosciuti come i migliori, sia quello che si vuole sempre, una forma di collaborazione artistica. Così lavorare con i migliori rende solo migliori. Varia l'accoglienza nelle sale del film, che sarà in Italia da venerdì. A mettere tutti d'accordo invece è Rosie, l'elefantessa, rivelazione sul set e, a detta di tanti, vera star del film. You have to pay a penalty.